Ben ritrovati a chi già ci conosce e benvenuti a chi ci scopre solo ora da Marco Marelli e da tutta la redazione di Focus SG. In questa puntata, dallo studio di Roma, abbiamo con noi la professoressa Monica Biglio dell'Università Ca' Foscari di Venezia e in collegamento da Milano abbiamo Nicola Anzivino, partner PwC ESG Strategy con visione Europa, EMA e anche Global. Ricordiamo cosa rappresenta PwC: è una delle maggiori società di consulenza direzionale e strategica al mondo, dà lavoro a 250.000 persone e opera in più di 150 paesi. Benvenuto, dottor Grazie, Anzivino. grazie. Partiamo subito dalla notizia di questa settimana, molto importante, che c'è stato un accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo per quanto riguarda le società che si occupano di rating ESG, un accordo che va nella direzione della trasparenza. E subito chiediamo alla professoressa Biglio questa presa di posizione dove porterà le agenzie di rating. Allora, grazie. Effettivamente questa settimana Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un agreement politico sui temi della de una regolamentazione per quanto riguarda le agenzie di rating, con attenzione ovviamente all'Europa, ma anche a tutte le agenzie che vogliono operare in ambito europeo. È una regolamentazione che va nella direzione di chiedere integrità e trasparenza, soprattutto anche per evitare problemi in parte già conosciuti in altre situazioni, sempre con l'attività di rating, di conflitti di interesse. Sicuramente è utile perché aiuta il mercato sia lato investitori in primis, ma anche lato management, comunque direzioni aziendali, di come gestire l'informazione e ESG rating. Mi fa particolarmente piacere la sottolineatura in termini di trasparenza, perché appunto coordinando il progetto europeo Transparency a suo tempo, proprio per la definizione di rating ESG, avevamo scelto questo nome, questo acronimo, che sottolineasse questa necessità di trasparenza, che non è solamente disclosure, quindi comunicazione, ma è oggettivamente capacità di trasmettere e di dare evidenza correttamente di quelli che sono i driver di sostenibilità, i livelli di sostenibilità di un'azienda, che quindi correttamente devono essere riportati alle agenzie di rating. Oggi quante agenzie di rating abbiamo in Italia, in Europa e nel mondo? Giusto per avere un quadro. Allora, a livello italiano, che si occupano del mercato italiano anche con una visione un pochino più ampia, però direi che ci si fa fatica ad arrivare a 5, quindi si contano letteralmente su una mano. A livello globale, le agenzie significative, cioè quelle che dei player internazionali, abbiamo fatto anche degli studi recentemente, sono una decina, però ovviamente a livello locale possiamo avere qualcosa in più. Però non è un mercato in grande evoluzione, è un mercato con molta forza, anche perché appunto c'è grande richiesta, però appunto, ripeto, i player internazionali significativi sono una decina. Sempre rimanendo sull'attualità, PwC ha presentato questa settimana i risultati sulla survey per il SEO in Italia legati alle tematiche ESG. Che cosa è emerso, dottor Anzivino? Ma è emerso prima di tutto che i CEO hanno la consapevolezza che il tema della sostenibilità, i temi ESG, devono essere nella loro agenda. Sicuramente in molte aziende c'è il Chief Sustainable Officer, che è la persona che se ne occupa, ma sempre più i CEO vogliono avere una chiara visione strategica di come ovviamente possono massimizzare l'impatto nella propria struttura, ma anche nel proprio profitto dei temi ESG. È venuto fuori un tema molto importante, che è quello della efficienza energetica, ovvero la cosa reale che i CEO stanno facendo in questo momento è soprattutto collegato al tema della transizione energetica, ma è un'ottica di efficienza, ovvero vogliono spendere meno per l'energia e spendere meglio, ovvero riuscire ad avere una sicurezza nella fornitura energetica a prezzi controllati e cercando ovviamente di essere più sostenibili. Quindi questo è qualcosa di concreto, quello dell'efficienza energetica. Poi ci sono tanti altri temi, soprattutto collegati al tema sociale, ai temi dei talenti. La vera competizione nel mondo moderno, anche collegato al tema dell'intelligenza artificiale, è quella di combinare l'intelligenza artificiale con l'intelligenza dei talenti. L'unico modo di riuscire ad attrarre i migliori talenti è avere delle corporation che sposino in maniera concreta i temi ESG.
Quando voi approcciate con il management, quali consigli date oggi? Qual è, cioè, l'approccio sulle tematiche ESG che consigliate? Allora, il primo tema è di non vedere i temi ESG come un aspetto di compliance, ma come un aspetto veramente strategico di differenziazione del proprio modello di business. E noi diciamo che devono, quando parliamo con il manager, diciamo, devono riuscire ad essere allineati tre fattori. Il tema people, che per noi è il più importante, le persone, quindi usare i temi ESG e i temi di come si trattano le persone, quindi la S come elemento differenziante. Il planet, costantemente chiedersi se la propria azienda oggi, ma anche in 10 anni, continuerà a essere sostenibile nel proprio ambiente. E terzo tema è il profit, perché attenzione, il tema ESG, se giocato estremamente bene, deve diventare un elemento di miglioramento della profittabilità. Abbiamo tanti temi sull'economia circolare, abbiamo tanti temi anche sul costo del debito che devono permettere a un'azienda che è ESG driven di avere anche un'ottima performance a livello di profitto. Oggi abbiamo visto, per esempio, che ci sono degli ESG manager in molte aziende e i SEO non è che seguano tantissimo, demandano anche molto alla comunicazione. Lì quale sarebbe, secondo voi, l'approccio migliore? Allora, l'approccio migliore è prima di tutto sicuramente prendere in esame i temi di reporting, perché quelli ovviamente sono collegati agli aspetti regolamentari, ma poi parlare di creazione di valore, ovvero la strategia, il piano industriale dell'azienda, ma anche il budget, se uno ovviamente riuscendo, deve essere collegato anche a dei KPIs, dei Key Performance Indicator sui temi ESG. La remunerazione non solo del CEO, ma di tutte le prime linee deve essere collegata al raggiungimento di obiettivi collegati al tema ESG. Faccio un esempio: i soggetti più sofisticati nel mondo anche finanziario, che sono quelli dei private equity, in questo momento stanno focalizzando straordinariamente il tema ESG. Lo evidenzia il fatto che il numero di ESG due diligence negli ultimi 2 o 3 anni è esploso, sempre più oltre alla financial due diligence. Quando c'è un'acquisizione si fa ESG due diligence, che investono moltissime risorse anche sulle loro portfolio companies per riuscire a renderle sempre più ESG driven, e molto spesso riescono anche a pensare al multiplo d'uscita dei propri investimenti, cercando sempre più di avere un'ottica ESG, perché ESG vuol dire anche creazione di valore in termini di miglior multiplo all'uscita dei propri investimenti. Quindi nel caso, per esempio, lei si occupa anche molto di acquisizioni, fusioni, su questa presenza e azioni che vengono fatte, quanto gli ESG, essere ESG compliance dopo ripaga un'azienda? Prima di tutto è uno dei grandi deal breaker, come diciamo noi. Se un'azienda non ha alcune caratteristiche ESG, non si fa neppure un deal, né un'acquisizione, né una fusione, né una quotazione in borsa, perché le aziende che non sono ESG driven sono veramente difficili da vendere o da combinare. Dopodiché, un'azione seria combinata con un piano chiaro di investimenti, perché attenzione, il tema ESG vuol dire investire, ma con un ritorno ovviamente su capitale investito, vuol dire poi posizionarsi a scrivere quella che noi diciamo un equity story che sia sempre non più buona, perché essere ESG driven non vuol dire essere più buoni, vuol dire essere più intelligenti, come dicono gli anglosassoni, più smart. E questo dà un'enorme opportunità per le aziende familiari. Le aziende familiari italiane tendenzialmente sono più piccole dei concorrenti internazionali, ma possono essere molto più smart, anche perché l'azienda familiare di per sé stesso, in ottica di lungo termine e dando grande interesse ai talenti, sia quelli familiari ma anche quelli che sono collegati alla famiglia, è esattamente il prototipo migliore di un'azienda ESG driven. Quindi io sono molto confidente che le aziende familiari italiane riusciranno a cavalcare questo tema ESG non solo per avere una maggiore responsabilizzazione sociale, ambientale, rivedere la propria governance, ma anche proprio un'ottica di valore e di crescita prospettica, una crescita che sarà sempre più smart. E dal survey che avete presentato, cos'è che emerge di più positivo dove vedete che c'è più, diciamo, materiale su cui poter lavorare e raggiungere degli obiettivi? Ci può fare un esempio concreto? Il tema molto importante dei talenti, quindi la parte S, secondo noi diventerà sempre più importante. E attenzione, quando uno pensa ai talenti in azienda, pensa molto spesso
a reclutare le persone, dice dobbiamo prendere le persone migliori, ma noi la vediamo anche un'ottica molto diversa, che è l'upskilling e il reskilling delle risorse all'interno. Un'azienda che vuole essere veramente ESG, soprattutto con l'aspetto S, deve guardare in maniera molto importante agli investimenti nel reskilling e l'upskilling delle proprie risorse interne. Questo vuol dire rendere i propri dipendenti, ma in generale tutti gli stakeholders intorno all'azienda, la focalizzazione di creazione del valore. E la lente ESG, secondo noi, è la lente che fa cambiare ovviamente la prospettiva in cui si vedono i propri dipendenti, in cui si vedono i propri clienti, in cui si vedono i propri fornitori, i propri finanziatori, ma anche i propri azionisti. E le devo dire che come PwC, posto che il nostro unico, i nostri unici due asset sono da una parte le persone, dall'altra parte la reputazione che noi abbiamo, non solo lo diciamo ai nostri clienti, ma cerchiamo di farlo anche noi, cercando costantemente di chiederci, prima di tutto, cosa facciamo noi a livello ESG, piuttosto, ovviamente, semplicemente di spiegarlo o di aiutare i nostri clienti. Voi avete creato tre aree, tra cui una secondo me molto interessante che riguarda la business transformation, cioè quella su cui noi insistiamo parecchio in tutte queste 20 puntate, ne abbiamo proprio fatto un nostro mantra, che è, le tre dimensioni permettono anche di trasformare il proprio business per acquisire maggiore resilienza. Lì così la vostra attività come sta andando? Cioè viene percepita questa da parte del management o è ancora un po', diciamo, con delle criticità di visione? Ma l'elemento fondamentale a livello mondiale, ma anche a livello italiano, oltre il 60% dei CEO intervistati ha detto che il proprio modello di business non è economicamente sostenibile a 10 anni e che devono cambiare. Per cambiare devono trasformare il proprio business. Per trasformare il proprio business si devono chiedere quali sono le grandi sfide che hanno davanti. Ne hanno due importantissime. Il tema digitale. Il tema digitale vuol dire riuscire ad essere sempre più orientati al tema dell'automazione, della robotica, oltre che dell'intelligenza artificiale. E questo ha delle implicazioni molto importanti su quanto questo renderà l'azienda molto spesso efficiente e produttiva con dei minori, ovviamente, consumi energetici. Il secondo tema è la transizione energetica, come riuscire a fare la propria parte, ma guadagnandoci. Per quanto riguarda i consumi energetici. Questo è collegato anche al tema precedente, a quello della produttività, perché ESG, secondo me, deve essere molto collegato anche al tema della produttività in termini di efficienza energetica, ma anche di maggior capacità di utilizzare le risorse interne, a livello di, ovviamente, di dipendenti, quindi l'aspetto S, cercare di massimizzare il pieno potenziale di ogni singola persona è l'elemento fondamentale della S. Avere una governance che possa costantemente chiedersi se le decisioni vengono prese in un'ottica di medio periodo e non di short term, e l'aspetto è che l'aspetto ovviamente l'elefante nella stanza, ovvero quello di costantemente chiedersi che cosa si sta facendo sulle emissioni. Qualcuno ogni tanto mi dice, avendo io una responsabilità globale, gli europei sono troppo attenti a queste cose, forse sono dalla parte sbagliata ovviamente dell'equazione. Io devo dire che siccome le aziende in ogni caso europee non possono in alcuni casi competere a livello di costi, no, con altre aziende nel resto del mondo o con la disponibilità di materie prime, l'aspetto strategico che devono cogliere era, nel passato era alta tecnologia, fantastico design, io aggiungo una terza, ovviamente, aspetto interessante, devono essere ESG driven, devono dare la dimostrazione che ad essere focalizzati su questi aspetti c'è un'enorme creazione di valore. E l'economia circolare, secondo me, è un esempio fantastico, come anche l'efficienza energetica. Ringraziamo tantissimo il dottor Anzivino, che speriamo di averla ancora con noi perché è una mente illuminata e anche molto strategica per tutti e con cui condividiamo appieno quello che ha detto, soprattutto sull'ESG driver e anche sul concetto quello di entrare sul long time quando si fanno i piani e non sullo short come è stato fatto in questi ultimi anni da parte di molto management poco illuminato. Ringraziamo la dottoressa Monica Biglio. E vi aspettiamo alla prossima puntata di Focus SG. Grazie a tutti.